みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。Chi ha tirato questo pallone? Ah! È Byron Love. Alla fine ci rincontriamo, caro Mark. Tesorino, chi è quel tipo? È il capitano della Zeus, l'altra finalista del Football Frontier. Il suo nome è Byron Love. Che cosa sei venuto a fare? Sono venuto a battermi. Al tuo fianco. Tutti insieme possiamo battere gli alieni. Cosa? Nuovo compagno di squadra! Clamoroso! Love, il capitano della Zeus, si schiera con la maglia della Raimon! Questo è un vero e proprio colpo di scena! Quelli della Zeus erano solo buoni a nulla. Super atleti da quattro soldi umiliati da giocatori qualunque. Ma guarda un po', questa non me l'aspettavo. La cosa comincia a farsi interessante. Secondo voi facciamo bene a fidarci di quello? Provare non costa nulla. L'allenatrice ha ragione. E poi in questo momento siamo a corto di alternative in attacco. Non preoccupatevi. Ha convinto Mark e per me questo basta. Mark, sono venuto qui perché voglio darvi una mano. Vi ho visti giocare contro l'Alius Academy. E mentre vi osservavo lottare con tutte le vostre forze, ho sentito crescere in me il desiderio di giocare al vostro fianco. Vi sto chiedendo di farmi diventare un giocatore della Raimon. Aspetta un attimo, ma se tu ci hai sempre disprezzato, e ora vuoi giocare con noi? È difficile credere che un giocatore della Zeus voglia giocare nella Raimon! So cosa pensate, non vi biasimo. Ma vi supplico di credermi. Non ho più intenzione di ricorrere a facili scorciatoie come il nettare degli dèi. Mi avete aperto gli occhi. Ho capito che non importa quante volte cadi a terra. Perché soltanto chi cade può risorgere. Solo chi cade ed è capace di rialzarsi diventa più forte. Dagli retta.
Sembri molto fiducioso. Sì. Per me sei sincero. Riesco a leggertelo negli occhi. Non te ne pentirai. Grazie, Mark. Forza, Byron! Fai del tuo meglio! Attenzione! La Diamond Dust insiste all'attacco! Tuono del vulcano! Sire ruba palle e si butta in avanti! Il nuovo entrato Love gli sta dettando il passaggio! Dalla qui! Possiamo davvero fidarci di lui? Sire l'indugia troppo e si fa soffiare la palla! Ennesimo attacco della Diamond Dust! Muro di roccia! Jack, dalla a Byron, presto! A Byron! Passagli la forza! Va bene! È troppo lunga. Peccato! Un'altra promettente azione finisce sprecata per la scarsa intesa col nuovo entrato! Danza del fuoco! E la Raymond riparte in contropiede! Ehi, Axel! Perché l'ha passata proprio a lui? È marcato da due difensori! I ragazzi non riescono ancora a fidarsi di Byron! Attenzione! Fulmine a ripartenza della Diamond Dust! Pensi davvero di riuscire a fermarmi? Non sottovalutarmi! Con un'ottima finta, Gazelle si libera di Kane! Para questo! Grande parata! Il capitano Evans blocca in tuffo! Sei bravo, Terrestre. Ma la tua squadra è disorganizzata. Annientarvi sarà una passeggiata. Gli alieni tornano all'attacco! Turbina rotante! Quanto sono forte! Non cantare vittoria! No! È troppo lunga! Ha sbagliato il passaggio! Prendetela! Era quello che aspettavo! Byron! Presa! Finalmente il nuovo entrato! Love tocca il suo primo pallone! Vediamo un po' di cosa è capace! Salto temporale! Guarda come ti sei ridotto. Giochi al fianco di quegli stessi terrestri che un tempo disprezzavi e che ti hanno umiliato. Umiliato, hai detto? È proprio qui che ti sbagli, Gazelle. Con la sua forza di volontà, Mark mi ha aperto gli occhi e mi ha strappato da un vero incubo. È grazie a lui se ora sono ancora più forte. Senza il nettare degli dèi non sei nessuno. Sei completamente impotente. Ti sbagli, ormai non mi serve più. E ora ti mostrerò la mia nuova forza. Colpo supremo! È un vero portento! Incredibile, è più potente di prima! Gol! Fantastico! Col suo colpo supremo Love porta la Raymond in vantaggio! Ha segnato! Siamo passati in vantaggio! Accidicchia, quello lì è un fenomeno! Come ha fatto ad eseguire il colpo supremo senza il nettare degli dèi? Mai visto un tiro così potente in vita mia, è impressionante! E ha messo questa enorme potenza al servizio della Raymond. E pensare che un tempo era uno dei nostri più temibili avversari. È acqua passata, adesso conta solo il presente.
Bravissimi, ragazzi! Ogni volta che indossiamo questa maglia, diventiamo una cosa sola! E dobbiamo lottare tutti per lo stesso obiettivo! Sì! Notevole, devo ammetterlo. Dunque la sconfitta in finale contro la Raymond e l'incontro con Mark Evans ti hanno reso più forte. Ma non illuderti, vi distruggerò comunque. La Raymond è passata in vantaggio. Non avrei mai pensato che potesse accadere una cosa simile. Credo che anche Gazzella abbia percepito. Percepito cosa? Il valore della Raymond e soprattutto di Mark Evans. Ah? Che ti avevo detto? Lo capisci solo quando li affronti. Ma vedi di piantarla. Non fai altro che sputare sentenze, sei sempre il solito. E ora vi mostrerò il buio gelido dello spazio siderale. Scivolata di ghiaccio! Non ci voleva! Sharp perde palla a centrocampo! Dovranno fare i conti con me! Muro di ghiaccio! Ondata perforante! Davanti a Gazzelle si spalanca una voragine! Evans è rimasto solo! Questa volta non mi fermerai! Vedremo! Sfera di ghiaccio! Gazzelle ha eseguito la sua tecnica micidiale! Pugno di giustizia! Ce l'ha fatta! Ha perforato il pugno di giustizia di Evans! Tutto qui quello che sai fare? Mi hai molto deluso. E l'arbitro manda le squadre al riposo! Accidenti! Quel tiro era davvero eccezionale. Povero Mark. Pazienza. La prossima volta la fermerò. E da quel momento non avranno più scampo. Coraggio, ce la faremo. I terrestri erano passati in vantaggio, dovreste vergognarvi. Sarà una passeggiata. L'hai detto tu, non è vero? D'ora in poi si farà sul serio. La Diamond Dust non perderà. Non lo permetterò. Cazzo! La ripresa prosegue sulla falsariga del primo tempo. Le due squadre si affrontano a viso aperto. Onda inarrestabile! Blocco glaciale! No, ma come ha fatto? Assistiamo a continui capovolgimenti di fronte! È impossibile pronosticare l'esito di un match così equilibrato! Forza, ragazzi! Potete farcela! Ora è la chance a partire da dietro e a impostare la manovra! La tecnica di Mark non è ancora perfezionata. Solo con un altro gol possiamo sperare di vincere. Scivolata di ghiaccio! Attenzione! La Diamond Dust riparte in contropiede! Corre! Inespugnabile! Ondata perforante! No! Ancora una volta Gazzelle sorprende la difesa squarnita e si ritrova a tu per tu con Evans! Sta per concludere a rete! Sfera di ghiaccio! Questa volta devo farcela! Pugno di giustizia! Ah!
Gazelle batte Ivers per la seconda volta nel corso di questo match! Ve l'ho detto! Vinceremo noi, terrestri, rassegnatevi! Ora sì che si comincia a ragionare. Ma se pareggiassero di nuovo ci sarebbe davvero da divertirsi. È assurdo, ha già perforato per ben due volte il pugno di giustizia. Non importa, coraggio! Purtroppo il pugno di giustizia non è ancora perfetto. Di questo passo la Diamond Dust segnerà ancora. Già. Però non possiamo permetterci di subire altri gol. Dobbiamo fare in modo di tenerli più occupati in difesa. Dobbiamo attaccarli! Non devono assolutamente tirare in porta! La Raimon non si arrende! I ragazzi di Capitan Evans continuano a giocare alla pari con un avversario che sulla carta è molto più forte! Byron! Sì! Tu, Axel! Tormenta di fuoco! Blocco glaciale! Gol! Blaze ha segnato! Sì! E vai! Che coppia d'attacco! Davvero niente male! Ma non è possibile! Mancano pochi minuti al termine dell'incontro! Prepariamoci a un finale mozzafiato! Forza! Solo la vittoria è un risultato accettabile! La Diamond Dust sta effettuando una marcatura spietata su Love e Blaze! I due attaccanti non riescono a ricevere il pallone! Basta un altro gol! Se riuscissimo a segnare un altro gol sarebbe quasi fatta! E allora forza! Eric! Bobby! Mark! Sì! E alla porta adesso chi ci pensa, ragazzi? Scivolata di ghiaccio! Oh no! Attenzione, la porta è completamente sguarnita! Dammela! Provvidenziale intervento di Kane! Senza di lui Gazelle avrebbe sicuramente segnato! Grazie, sei stato fantastico! Tranquillo, fratello, è stato un piacere! Bobby! Eric! Non ha importanza, ci riproveremo! Sì! La tecnica micidiale del volo della Fenice obbliga Mark ad allontanarsi troppo dalla porta. E con questi avversari è un grosso rischio. Sì, lo so. Ma non ci rimane molto tempo. Se vogliamo davvero vincere questa partita, dobbiamo tentarle tutte. A mio avviso, Mark farebbe molto meglio a restare dove si trova. Un errore potrebbe costarci davvero caro. Sharp avanza sulle tre quarti! Siamo agli sgoccioli! Questa potrebbe essere l'ultima azione della partita! Axel, Mark! Adesso, coraggio! Sì! Evans si porta di nuovo in avanti! Questa è la formazione dell'ariete, Inazuma! Attenzione! Aizen intercetta il passaggio! E ancora una volta la porta della Raimon è incustodita! Mark, torna subito in porta, presto! Forza, passala qui! Proverai la paura degli abissi siderali! Sfera di ghiaccio! No, non puoi con la mano, sei fuori dall'area. Sarebbe fallo. Cosa? Assurdo. Incredibile! Evans sventa la minaccia con un colpo di testa! E la partita si conclude in parità! La Diamond Dust non è riuscita a segnare! Ma come ha fatto? Avete visto? Quella è una nuova tecnica! Ti è andata male, Gazelle! Xin! Mi avete proprio impressionato, caro Mark. Avete fatto enormi miglioramenti in un periodo di tempo molto breve. E ti assicuro che diventeremo ancora più forti. Faremo di tutto pur di battere la Alius Academy. Bene. È proprio quello che voglio. La più forte squadra della Terra. Di un po', stai parlando seriamente?
Alla prossima, Mark. A presto, Evans. E non ti illudere. La prossima volta vinceremo. Lo vedremo. Comunque abbiamo ancora molto lavoro da fare. E così sarà in squadra con noi. Sì, sarà un piacere. Benvenuto. La ringrazio, signorina Schiller. Forse le sembrerò arrogante, ma credo di potervi essere utile, perché spesso mancate di iniziativa. Tu sembreresti arrogante? Sì, lo ammetto, la modestia non è mai stata il mio forte, questo è vero. Ma so che posso aiutarvi ad esprimere tutto il vostro potenziale e so che insieme batteremo gli alieni. Non mi sembra che li abbiamo battuti poco fa. Scott! Quante arie! Uffi! Dimentica che sono io la titolare in attacco. Non ti preoccupare, tu pensa soltanto a guarire. Come sei carino a consolarmi! Tu sì che sei un vero gentiluomo, tesorino! Coraggio, ragazzi! Dobbiamo allenarci duramente fino al giorno in cui sconfiggeremo l'Alius Academy! Sì! Aspetta, Mark. Sì! Devo dirti una cosa. Non sarai più il portiere titolare della squadra. Episodio, la signorina Schiller deciderà di farmi giocare nel ruolo di libero, mentre al mio posto in porta andrà Darren. Questa mossa ci permetterà di provare nuovi schemi e di diventare ancora più forti. E dobbiamo diventarlo se vogliamo battere gli alieni una volta per tutte. Per sapere come andrà a finire, non perdete il prossimo episodio! ユニフォームを着れば気持ちは一つだ。以上。